stato, ma non ricordo in verità il perché, come fu, chi lo sa, per quale accusa sono qua. Con il rosso attraversai, ma nel divieto parcheggiai, ma il perché, come fu, chi lo sa, per quale accusa sono qua. Sono troppe le leggi e perciò frammentarsele non si può, no, non si può. È divieto, è proibito, è vietato, attenzione, non si può. Il volume troppo alzai, o di notte schiamazzai. La ragion certo c'è, ma qual è, come mai, che qui imputato mi trovai? Attenti anche voi perché imputati siete come me. Sì, sì. Grazie. Buonasera. Dunque, ora vi spiego. Permettete? Io sono Pasquale Doretti, anzi, un Pasquale Doretti qualunque come voi. E siccome al mondo siamo tutti dei Pasquali Doretti, vi racconterò le mie democratiche avventure che poi sono anche le vostre. Ad esempio, prendiamo la legge. Un cittadino non può tenere a mente le migliaia e migliaia di articoli della legge senza incorrere in un'infrazione, cominciando dal mattino, no. Uno ad esempio si alza, si fa la barba, si veste, esce, appena esce subito, non so perché, senza saperlo, commette qualche cosa contro la legge. Io scrivo tutti i giorni quello che mi succede durante la giornata su questo diario. Poi alla fine della settimana leggo e vedo se ho commesso qualche cosa contro la legge. Perché qui dentro c'è... Ci sono io. Ci sono io? Ci... Uè, e chi è? Sì, precisamente io, la voce della coscienza. Della tua coscienza, naturalmente. Ma che bella coscienza! Chi immaginava di avere una coscienza così bella? Spero che farai il bagno, vero? Ma certo, perché non mi dovrei lavare? No, perché io tengo ad avere la coscienza pulita. Naturale, tutti debbono tenerci. Ma non credere che tutte le coscienze siano come me. No. Ce ne sono di quelle terribili, brutte, ferocissime, che ti stanno sempre addosso e... Oi, bambina, oi, ti metto... Cosa fai? Ti metto la museruola, Non voglio mica... che mi morda la coscienza. Hai paura, eh? Certo. Lo vediamo subito se ti devo mordere o no. Vediamo lunedì. Lunedì. Oggi sono andato ai giardini pubblici. Pensavo che in un luogo così tranquillo non avrei avuto modo di infrangere la legge. E invece c'è proprio mancato poco... Che cosa sta facendo? E vado a raccogliere il foglio del giornale che mi è caduto. Lei ammette che quel foglio di giornale è suo? Sì, sì, è mio. È perbacco. Che c'è di male? Perché è vietato comperare il giornale? No, ma è vietato sporcare le aiole. Ecco, ed è per questo che io vado a raccogliere il foglio. L'avverto che la metto in contravvenzione se lei calpesta le aiole. Che cosa c'è scritto lì? Bisogna che prenda il foglio per leggerlo. No, che cosa c'è scritto sul cartello? Ah, là, è vietato calpestare le aiuole. E allora stia attento. Sa cosa faccio? Io il foglio lo lascio lì, tanto la terza pagina non la leggo mai. Bene, quindi la metto in contravvenzione per aver sporcato le aiuole. Concilia? Scusi, cosa devo fare? Ah, per me è lo stesso, faccia lei. Ma scusi, non sono mica stato io a buttare il foglio nella aiuola, è stato il vento. Però il giornale è il suo. Sì, ma il vento no, il vento appartiene alla città, il vento è di tutti, scusi, di chi la governa la città? Il comune. Ecco, faccia la contravvenzione al sindaco, che il è meglio. Il sindaco non c'entra. No, il sindaco c'entra sempre, caro lei. Non c'entra. Allora che cosa fa, concilia o devo fare il verbale? Senta, discutiamo da amici. Ma che amici? Beh, discutiamo da conoscenti. Ma che conoscenti? Discutiamo da vicini di casa. Vieni stasera a vedere la televisione a casa mia, le offro un bicchierino. Non c'è niente da discutere. Lei ha contravvenuto al regolamento comunale. Chi è che fa il regolamento? Ah, non lo so, il sindaco. Ha visto che c'entrava il sindaco? Ha visto? Su, generalità. Come generalità? Quanti ne abbiamo? Quanti ne abbiamo? Non so, lei quanti ne ha? Io 42. Scriva. Ma che c'entra? Quante ne abbiamo oggi? Oggi, aspetti. Un momento, signor sindaco. Sì, signor... Guardi, ha visto? Oh, locale. Ha visto?
Il vento ha portato via il foglio dall'aiuola e quindi io non ho né calpestato né sporcato l'aiuola. Tutto in regola. Va bene? Va bene. Sì? Non andrebbe bene. E facciamolo andar bene per una volta tanto, ah dai, eh. Sì, via Vigilino, che bravo. Concilia? Sì, no. Buongiorno. E dica al sindaco di stare un po' più attento un'altra volta. Gliel'ho detto. Sai, Alice, delle volte in questi chioschetti di souvenir si trovano le cose stupende. Sai, si possono prendere gli oggetti di valore per poche lire, proprio. L'importante è non farsi scorgere di aver scoperto un oggetto prezioso. Ecco, guarda, guarda là, per esempio, vedi? Quello è un piatto di peltro autentico del 500, 600, no, 500. Figurati, in un negozio di antiquariato lo pagheresti una somma. 60, 70, 80 mila lire. Se è un oggetto di valore, perché ci fa mangiare il gatto? È chiaro, perché il venditore non se ne intende. Guarda, voglio cercare di fare un affare. Ve lo voglio portare via per poche migliaia di lire. Seguimi, secondami. Carino, era carino questo venire. Sono delle cose carine, sì. Ma che bello! Bello, caro. Oh, ma che bel miccio. È vero, Alice, che è simpatico? Oh, simpaticissimo. Caro, prendilo, sì, così. Oh, simpatico. Senta, scusi, buon uomo, me lo venderebbe il gatto? Perché no, se gli piace. Alice, allora lo prendiamo, questo gattone? Ma che c'entra il gattone? Lascia fare me. Scusi, buon uomo. Dica. Quanto vuole? Ah, non lo so, faccia lei un'offerta. No, faccia lei, via, non è una questione di valutazione, di stima. Si tratta di un micetto così, per tenerezza. Senta, 3.000. Ah, per me va benissimo. Benissimo, ecco qua, 3.000 lire, ecco qui, è nostro, Nostro, è nostro. Caro micetto, grazie. Ciao Marco. Caro. Ah, scusi, sì. Le dispiace se prendo anche il piatto? Ci ha mangiato, e allora non vorrei che mangiando in un altro piatto si trovasse a disagio. No, mi dispiace, ma il piatto non glielo posso vendere. Beh, perché? È un piattaccio volgare, inutile. Ah, beh, ho capito, fanno sempre così. 500 lire di più, No, guardi, mi dispiace, ma non glielo posso dare. Sì, ma non facciamo discussioni per una cosa inutile, per un... 1.000 lire, va bene? Dico, ma vuol scherzare? Questo è un piatto di peltro autentico del 500, vale almeno 100.000 lire. E ci fa mangiare il gatto! E te credo! Con sto piatto ci ho venduto già 36 gatti. Ma questo è l'ultimo gatto che vendiamo, vero? Quando passeggio con te, sopra,
Martedì. Stamattina mi sono accorto di aver smarrito la mia carta d'identità. Un cittadino senza la carta d'identità è già uno che non è in regola con la legge. Ci mancherebbe altro. Mi sono subito precipitato all'ufficio competente per farmene fare un'altra. Stato di famiglia. Peggio di così. Se figuri che mio marito l'altro giorno ha litigato col principale suo, poi quello non te l'ha licenziato. E non è finita qua. Venga a sapere che mio figlio invece d'anno a scuola è andato a giocare a pallone. E il parrucchiere l'altro giorno non mi sbaglia tintura dei capelli, lei guardi come mi tocca andare in giro. No, dico lei, dopo le peggio di così lo stato mio? Signora, io ho domandato il documento, lo stato di famiglia. Mi occorre per rilasciare la licenza di vendita. Volevo dire. Buongiorno, scusi. Scusi. Si metta in fila. Volevo. Si metta in fila. Sì, lo so che devo fare la fila, ma volevo sapere se è qui che devo fare la fila. Altrimenti faccio la fila qui, poi devo andare a fare la fila in un altro posto. In fila! Non ci faccia perdere tempo! In fila, come tu! Che siamo? Sotto le armi? Perbacco! Volevo soltanto sapere... Beh, vada allo sportello delle informazioni. E c'è la fila anche là. Scusi, lei come si chiama? Doretti. Allora, lo sportello è questo. Grazie, lei è pratico. Cosa vuole? Sono anni che vengo qua. E questa mattina, per esempio, è dalle 8 che sto facendo la coda. Ah, sì? Di paglia. C'ha la coda di paglia, lei? No. Mi sono presentato. Di paglia è il mio cognome. Ah, piacere. Senta. Sì? Viene anche lei per farsi fare la carta d'identità? No, veramente io sono venuto per ritirare un documento per la pensione. È già in pensione, così giovane? No, pensione di guerra. Guerra, qua la mano, 905, classe di ferro. Tre citazioni. Al valore? No, tre citazioni per debiti, ma questo dopo congedato. No, quando ero sotto le armi sono stato nominato caporale davanti a tutto il reggimento schierato. Caspita, e che cosa aveva fatto? Avevo risposto male al capitano. E lo avevano fatto caporale? Sì, ma prima ero sergente. Ancora! Cosa c'è? C'è lo sciopero a singhiozzo. Ah, per quello che il signore è vestito di nero? Senta, vuol fare una partita? No, non so mica giocare, poi dopo... È per ammazzare il tempo, sì? Io sono previdente. Queste code durano ore ed ore. Lo so. È per questo che io mi sono portato le carte. Se lei permette, mi faccio la barba. Come si fa la barba? È ingegnoso. Io se ci fosse un cappuccino con due brioche farei colazione. Non c'è la colazione al vassoio, ma farebbero affari. E lei scherza, ma io ho imparato a usare bene il mio tempo. Sono anni che vengo a questo sportello. Sempre per la pensione di guerra, eh? Sì, ma non per l'ultima guerra. 918? Oh, ma allora le porta bene gli anni, visto? No, non è per la mia pensione. Riguarda la pensione di mio bisnonno. Si tratta della prima guerra di indipendenza sotto Garibaldi. E la danno già. Che bravi! Pure finalmente. Ancora un paio di singhiozzi, poi tocca a noi. No, molto prima. Li vede questi due, se ne vanno quasi subito. Sì? Io li conosco. Vede questo, sì, questo ha presentato una domanda di licenza per caccia all'elefante, ma la sua documentazione non è mai in regola. Caccia all'elefante, in Africa? No, qui da noi. Ci sono gli elefanti da andare a caccia? No, non ci sono più, ma quando lui ha presentato la domanda c'erano. La burocrazia è la burocrazia. La burro, orca, allora dovrebbero andare a scivolare più svelto se è la burocrazia. Dica pure. No, guardi, faccia prima il signore, io finisco di radermi. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, sono venuto per farmi fare la carta d'identità. Queste sono le fotografie, vede? Sono venuto un po' male perché sono di fronte, di profilo sono molto più fotogenico. Non importa. La domanda? Eccola. Benissimo. La carta d'identità? Sì, la carta d'identità. Me la dà subito o devo ripassare? No, sono io che le ho chiesto la carta d'identità. No, scusi, sono io che ho chiesto la carta d'identità. No, sono io che voglio da lei la carta d'identità. Lei vuole da me la carta d'identità? Sì. Allora lei deve passare di qua e io devo passare dall'altra parte. Scusi, non ci siamo capiti? Sì. No. Le dico di sì. Le dico di no. Senta, lei è venuto qui per farsi fare la carta d'identità. Sì. Ebbene, se non mi porta un documento, io la carta d'identità non posso fargliela. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che se io non le mostro una carta d'identità, lei non può farmi la carta d'identità? Oh, pressa poco.
Sa che cosa le dico? Che cosa? Che non ci siamo capiti. Sì, sì. No, no. Le dico di sì. Le dico di no. Scusi, mi guardi, mi vede, mi vede. Ecco, se io avessi la carta d'identità, non sarei venuto qua a chiedere a lei di farmi la carta d'identità e dagliela, e dagliela. È chiarissimo, come ecco, dice lei. È chiaro. Ecco. E allora? E allora? Mi faccia la carta d'identità. Quando vengo? Domani? Dopodomani? Sento, non faccio lo spiritoso adesso. Lei viene qui con una domanda e dice di chiamarsi Pasquale Doretti. Sì, signore. E se invece fosse Nicola Tuzzabanchi? Nicola Tuzzabanchi? Dove? Nicola Tuzzabanchi, dov'è? Dove Nicola Tuzzabanchi? Non c'è. Ma cosa c'entra? Nicola Tuzzabanchi l'ho detto io, è un nome così per dire. Ah, l'ha detto per dire? Ma sì. No, perché io sono Pasquale Doretti, sa? E chi me lo assicura? Te lo assicuro io? Provi a chiamarmi. Anzi no, provi a chiamarmi lei, signore, vede se non sono Pasquale Doretti. Pasquale Doretti! Eccolo, presente! Ha visto che sono io, Pasquale Doretti? Senta, signor Doretti. Ha visto che mi chiama anche lei Doretti? Ha visto chi mi ha chiamato? Se lei vuole la carta d'identità, mi mostra un documento equipollente oppure l'atto di cittadinanza, lo stato di famiglia, il congedo militare, l'atto di nascita, i carichi pendenti, la fedina penale e l'attestato della puntura antiracket. Lei mi ha preso per un bassotto, scusi, mi ha preso per un bassotto lei, eh? Oppure due testimoni. Due testimoni? Sì, due testimoni. Ma io non devo mica sposarmi, io voglio la carta d'identità, caro. No, no, due testimoni, ossia due persone che sono pronte a testimoniare che lei è realmente Pasquale Doretti. Abbiamo qua il signor Di Fieno, può testimoniare. No, Di Paglia. Di Paglia, sì, ma io non basto. Perché quanto è alto? No, dico, ci vogliono due testimoni. E va bene, testimonio io, purché si sbrighi. Grazie. Questi uomini ci vorrebbero agli sportelli. Ecco i due testimoni. Va bene, ci sono i due testimoni. Ecco. Allora tutto a posto. Hanno la carta d'identità? No, io non ho la carta d'identità. Veramente non ce l'ho neppure io. E allora mi dispiace, ma i due testimoni non servono. A meno che ciascuno di essi non presenti due testimoni che ne accertino l'identità. Oppure presenti tutti i documenti, cominciando dall'atto di cittadinanza. Che cosa ci vuole per avere l'atto di cittadinanza? La carta d'identità. Sa che cosa le dico? Che non ci siamo capiti. No, no, lei sa benissimo cosa vorrei dire. È sospeso il lavoro. Un altro signor adesso. Dico, facciamo una partitina? Un 3-7? Ma no, che partita? Io voglio la carta d'identità. Senta, dia retta a me, se ne vada. Io? Se lei non ha un documento, se non ha due testimoni, se non è conosciuto personalmente dall'impiegato, lei la carta d'identità non riuscirà mai ad averla! E io non mi muovo finché questo non mi fa la carta d'identità, capito? Finalmente! A chi tocca? Sempre a me! Sempre a lei, sì, quello, signore. Della carta d'identità? Sì, signore! Ma io le ho già detto... Permette? Non voglio più la carta d'identità. E che cosa vuole? La licenza di pesca. La licenza di pesca? La licenza di pesca. Ci vuole un documento per farsi fare la licenza di pesca? Veramente no. Ecco, allora mi faccia la licenza di pesca. Va bene, la licenza di pesca è intestata a chi? Pasquale Doretti, sono io. Pasquale Doretti. Ecco. Eccola, 1000 lire. Ecco. E adesso mi faccia la carta d'identità. Di nuovo? Sì, signore. Oh, ma gliel'ho detto! Mi deve dare un documento che attesti? Ecco, la licenza di pesca intestata a Pasquale Doretti. Poi non dica mica di no, eh? Sì, io l'ha scritto lei, eh? Avrà mica fatto il falso, altrimenti lo denuncio. Ecco lì le fotografie, tutte e due. Sì, sono venuto un po' male perché sono di fronte, di profilo sono molto più... Ecco qua, adesso ti preparo un bel cocktail. Come vedi, la coscienza non è così cattiva come si dice. Beh, naturalmente quando non ha niente da rimproverarti. Oggi è mercoledì e per farti stare in pace con la legge, la tua coscienza ti consiglia di startene a casa ad ascoltare della buona musica. Che ne dici di Carmen Villani? Quando è notte, deve andare a letto. Con questa luna, con questo mare non si può
quella luce, spegni quella luce. La finestra, chiudi la finestra, ecco l'alba, sta sorgendo l'alba, dormono già tutti, giradischi, spegni giradischi, il pigiama, mettiti il pigiama, bada bada. Bada Caterina, la finestra, chiudi la finestra, ecco l'alba, sta sorgendo l'alba, dormono già tutti, giradischi, spegni giradischi. Pasquale Doretti non può aver fatto nulla contro la legge, perché non ha neppure messo la punta del naso fuori di casa, come ogni giovedì ha ricevuto degli amici. Signor Macario, ma dov'è il nostro ospite? Intendo dire Pasquale Doretti, che ci ha invitati. Ah, lui non può venire, lui non viene. Ah, finché ci sono io qua, lui non può esserci. C'è un po' di incompatibilità. Sì, finché c'è Macario qua non ci può essere Pasquale Doretti. È permesso? Avanti! Ecco un altro ospite. Oh! Buonasera a tutti! Buonasera, signor Macario. La bella Elena di Offenbach. Sempre più bella, sempre più bionda. Come mai? Questa è la prima attrice che io vedo che è sempre stata bionda. Lei è sempre... come mai? Perché gli uomini preferiscono le bionde. Hai ragione. E le brune chi le sposa? Lo domanderemo a Tognazzi, lui lo sa. Senta, Macario. Dimmi, cara. Visto che la trova, vorrei chiederle un consiglio, un parere. Lei che è stato il mio direttore artistico. Come lei sa, io sono straniera. No, sul serio? Guarda, a sentirti parlare io ho sempre creduto che tu fossi di Villanova d'Asti. Ma vorrei diventare italiana al 100%. Si potrebbe fare una cosa. Sì. Potrei sposarti, però bisogna chiedere il consenso. Ai suoi genitori? No, a mia moglie. Intendevo dire che l'Italia è la mia seconda patria. Sì. E io vorrei parlare all'italiana, recitare all'italiana, insomma vivere all'italiana. È una mania questa dell'italiana, vero? Qui il matrimonio all'italiana, menage all'italiana, divorzio all'italiana. Anche la zuppa inglese è all'italiana adesso. Insomma, lei non può fare niente per me. Tu vorresti che io ti facessi da Pigmalione, vero? Sì. Come mai Ferledi? Magari una Pigmalione te la potrei trovare. Ma sì, che ce l'abbiamo qui, la Didi Perego. Bella, sempre più bella. Grazie. Lei sì che ha una dizione perfetta, anzi, ha il lei parla col sorriso. Sì. Corrado parla coi denti, lei parla col sorriso. Senti, Didi, io... No, signor Macario, per piacere. Appena finito di farmi tanti bei complimenti grossi, adesso mi accorgo che non sa nemmeno come si dice il mio nome. Come lo si dice? Non si dice Didi, si dice Didi. No, io dicevo Didi. Appunto, no, Didi. Dicevo Didi pure a lei, se... Non avevo capito, scusi. Senti, mi leva una curiosità? Sì. Il tuo vero nome qual è? Perché lei... lo sapevo che è curioso. Glielo dico? Sì. Attento allo sciocco, Mi chiamo Aida. No, sì. Aida, sì. Proprio da Caracalla. Sì. Aida, un bel nome, Aida. Beh, no? È bello, ma è pesantissimo da portare. Perché? Mi ha fatto perdere due fidanzati. Io c'ho un cugino che si chiama Radames, possiamo fare un affare, Vedremo. Senti, io non ti avevo mica visto entrare, sei arrivato con la macchina, questa è una velocista, corre. Sì.
No, eh? Le assicuro, no. Davvero. No, no, col traffico che c'è oggi io non me la sento proprio andare in macchina. E il traffico del weekend dove lo mettete? No, Elena. Se vogliamo cominciare a parlare bene, eccezionalmente bene italiano, bisogna ricordarsi che non si dice il weekend, ma si dice il fine settimana, vero? Giusto. Hai visto che pigmalione che ti ho trovato? Ti lascio con lei, sì. Io non ci sono riuscito. Provaci tu. Va bene. Sul terrazzo? Sì. Oh, sì, sì. C'è una rietta, ragazzi. Allora d'accordo, niente di che, ma fine settimana va bene. Brava, ed è appunto per il fine settimana che i contadini che hanno i terreni vicini all'autostrada del sole si lamentano, protestano. E perché? I contadini casomai verranno a fare il fine settimana in città, no? Ma no, loro protestano per le mucche. Eh già, chissà quante ne andranno a finire sotto le ruote degli automobili lanciate a velocità folle. Ma che velocità folle! Oggi come oggi le automobili devono andare a passo d'uomo, incolonnate lentamente. E allora perché si lamentano i contadini? Ma perché gli automobilisti, che devono andare così piano, hanno tutto il tempo di scendere dalla macchina, mungere le mucche, prendere il latte, portarselo via e ripartire. Questo mi sembra un po' esagerato. Un po', veramente sì. Senti Elena, tu di dove sei? Di Vienna. Ah, ma ho un po' di sangue inglese nelle mie vene, da parte di mio nonno. Magnifico! E con una chance simile tu vorresti fare tutto per diventare italiana? Ma tu devi sbandierare questa tua lontana origine inglese. Oggi è l'Inghilterra che va di moda. Guarda, si parla dell'Inghilterra in tutti i campi. Hanno vinto persino il campionato di mondo del calcio, no? E poi ci sono i beatnik, i Beatles, le minigonne, il fumo di Londra. Certo, questa è l'Inghilterra di oggi. Ma l'Inghilterra di mio nonno era assai più affascinante. Quella della regina Vittoria. Di Sherlock Holmes. Cantata da Byron. E bistrattata da Bernard Shaw. Quanta nostalgia. Ma dimmi un po', secondo te l'Inghilterra, la vecchia Inghilterra è del tutto scomparsa? Ma almeno i suoi vecchi castelli pieni di fantasmi tremendi saranno rimasti. Ma che i padroni spremuti dal fisco hanno trasformato i loro vecchi castelli in motels e mete di picnic. Non parliamo poi dei fantasmi. Perché? Hanno fatto sciopero? Poveretti, non sanno più dove andare. Sì. Persino io, dopo aver ereditato il castello di mio nonno, sono costretta a portarmi dietro il fantasma di famiglia. Non mi dire, hai un fantasma di famiglia, raccontami subito. Certo. Tutto. Lord Osborne, oh. Lo vuoi conoscere? No, 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 per carità, a me gli spettri fanno una certa... Peter! Peter! Ecco, Viola, fuori! Su, non fare lo spiritoso, vieni fuori. Buongiorno. Buongiorno. Ma che? Un fantasma da Zeruto? Cara signora, anche noi dobbiamo adeguarci ai tempi, noi fantasmi. Però che tristezza, dopo aver combattuto con Guglielmo il Conquistatore. Povero Peter. Ma perché sarà contento? Sarà morto senz'altro in battaglia, lei. Eh già, è vero. Come sei morto? Non l'ho mai saputo. È sempre rimasto un grande segreto. Il bisnonno del tuo bisnonno, che era anche pronipote di un mio pronipote, distrusse i documenti che accertavano che io, invece di morire per un eroico colpo di spada, defungai. Ma no, vuol dire defunsi. No, no, defungai. Come defunsi? Sì, morì perché mangiai mezzo chilo di funghi velenosi, naturalmente. Sì, va bene, va bene. Ma come se la cava adesso in Italia? Ha fatto una piccola particina in Giulietta degli Spiriti. Però è stata un'esperienza infelice. Io devo mettere paura. Invece, quando ho visto Giulietta Masina recitare, mi sono spaventato io. Beh, per lui ci vorrebbe un castello, eh? Naturalmente. Provvisoriamente alloggia al Foro Romano, però poverino, con tutti quei gatti. Ma certo, che fine! Invece io dovrei percorrere antichi corridoi, agitare le catene, lanciare urla strazianti, tirare per i piedi la gente che dorme. Perché? Prima dove stava? In un antico castello nel Kent. Ma era un po' umido. Sì. Peter soffre di reumatismi. Oh, Elena, ma cosa te ne fai di un fantasma per di più reumatico? A queste condizioni io non ti posso certo fare da pigmalione. Ma allora? Allora per prima cosa cerca
di liberarti di questo spettraccio. Ma signora! Ma lei li sa dare i numeri del lotto? No. Ma allora zitto, no? Senti, Elena, come ti dicevo prima, se vuoi diventare veramente un'italiana alla moda, devi far di tutto per diventare inglese. Hopper, naturalmente. Inglese in, come si dice, perciò niente fair play, niente tè delle cinque. Hanno cambiato perfino la facciata della prima pagina del Times. Facciamo così? D'accordo. E poi tu sai parlare un linguaggio che tutti capiscono, il vero esperante internazionale. Il linguaggio della danza, no? Non sai ballare. E allora corri, avanti, balla per noi. E lei venga con me, le do un passaggio in macchina. E dove mi porta? Ma al mercato di Porta Portese, lì senz'altro troverà qualcuno che se lo compra, no? Quanta voglia di ballare, che il mondo è tutto musica. Sono nata per danzare, io vivo per la musica. Per me ballare e respirare, sono fatta così. Va 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 vivo va va va. Una stella, inglese, bella, elegante, magnetica, e come canta, è una vedetta internazionale, la famosa Marianne Faithfull. Quando parlai con lui, il mio cuore tremò. Abbandonai lui, la mia labbra baciò. Mi innamorai degli occhi suoi, ballando insieme
quando ballai con lui sorrideva così. Come sapesse che gli avrei detto di sì. Mi disse amor, ma aspetterai e sto aspettando ancora. Quando ballai con lui, era messi del mare. Erano i giorni in cui si vorrebbe incontrare. Chi ti sa dire, coi baci suoi, io non ti lascio mai. Quando ballai con lui tutto il mondo scordai. Fu quella volta che il mio uomo incontrai. Mi disse amor, ma aspetterai e sto aspettando ancora. Che ho commesso e che per mia sventura mi ha fatto finire in creatura. Silenzio! Silenzio! Si procede nei confronti di Pasquale Doretti, imputato di infrazione agli articoli del codice stradale e pertanto messo in contravvenzione dal vigile urbano Giuseppe Staffelli. Non avendo conciliato la medesima... Ma non ho conciliato perché c'ho ragione. Silenzio! E si tolga il cappello! Ma c'è una filura di lì dietro. Silenzio! Si tolga il cappello! Dunque, non avendo conciliato si procede per via giudiziaria nei confronti dell'imputato. Pasquale Doretti? Eccolo! Risponda presente. Presente. Ha un avvocato difensore? Non ce l'ho. Cancelliere a verbale? Non ce l'ho perché c'ho ragione. Silenzio! Cancelliere, cerchi un po' un avvocato che assuma la difesa dell'ufficio, guardi un po' chi c'è di là. C'è l'avvocato Pelliccioni. Oh, quello che quando attacca non lo smette più, va bene, se no ce ne sono altri. Con l'avvocato Pelliccioni finiamo a mezzanotte. Ho capito, sì, ma l'imputato dovrà pure avere un difensore, no? Vostro onore, io c'ho ragione, è inutile che... Silenzio, e non mi chiamo vostro onore, qui non siamo in America! Piuttosto, pensi se c'ha un avvocato difensore di sua fiducia? Ce ne sarebbe uno, bravo. Chi è? Perry Mason. Quello vince sempre. Avvocato Pelliccioni. Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno. Illustre collega, saluto quest'aula dalla quale si elargisce il sacro pane della giustizia. Assumo la difesa dell'imputato. A verbale. Dov'è l'imputato? Ce l'ho presente. Avvocato Pelliccioni. Piacere. Stia tranquillo, lei con me... Deve dormire tra due guanciali. Grazie. Sa chi è stato l'ultimo imputato che ho difeso? No. Il celebre Luciano Granella che aveva ucciso la suocera. Oh. La mia tesi difensiva era che il fatto non costituisce reato. E com'è andata? Ha preso l'ergastolo. Andiamo bene qua. No, lei stia tranquillo. Lei si vede che ha la faccia della persona onesta. Io giudico le persone dalla faccia. Le ripeto, lei deve dormire tra due guanciali. Però,
Anche lei, sì. Potevo controllarle, le patate. Lo so che potevo Come le patate? Oltretutto si trattava anche di una povera vedova. Comunque... Sì, le patate. Che fine hanno fatto? Boh, io dico in pentola. Lei cosa ne pensa? Ci penso io. Lei deve dormire... Fra due guanciali. Proprio anche così. Se non ho sonno. Va bene. Io tranquillo. Vede bene come sono tranquillo. Avvocato, per favore, stia zitto e ci faccia procedere. Imputato, ci dica lei come si sono svolti i fatti. Signor Presidente, proclamo immediatamente l'innocenza del mio cliente. Non è possibile che abbia commesso il reato di cui lo si accusa. Sì, ha venduto patate marce a una povera vedova. Ma quale? Quale vedova? È quello che dico anch'io, quale vedova? E innanzitutto, perché sbandierare, come fa l'accusa, lo stato vedovile della fruttivendola per commuovere la corte? Quasi che, se la donna non fosse stata vedova, vuol dire che il marito era ancora vivo, Questo è logico. Le patate non sarebbero state ugualmente marce o non marce. Questo mi riservo di dimostrarlo nella riga di difesa. Avvocato, ma che cosa sta dicendo? Senta, signor Presidente, mi cambia avvocato. Questo mi manda la sedia elettrica. Lei stia tranquillo e dorma fra due guanciali. Va bene, però metto la sveglia. Avvocato, è questo qua. Avvocato, qui si tratta di una contravvenzione non conciliata. Forse ho sbagliato causa. Avevano parlato di una vedova alla quale il tizio aveva venduto delle patate avariate. Ma io l'ho messo a verbale. Cancelliere, cancelli, tolga tutto dal verbale, la parola all'accusa. L'imputato il giorno 21 aprile 1966 ha attraversato via Garibaldi all'incrocio con via 420 mentre il semaforo segnava rosso. Il vigile Giuseppe Staffelli contestava l'infrazione al Doretti, che si rifiutava di conciliare affermando di essere passato con il verde. Cancelliere, a verbale. Imputato, che cosa ha da dire? Signor Presidente, mi sembra addirittura enorme, per non dire paradossale, che nelle moderne condizioni del traffico si bizantineggi su di un attraversamento pedonale. Bravo avvocato. Grazie. Vado avanti che vinciamo. Ci do dentro e lei dorma fra quattro guanciali. Non erano due? Meglio quattro. Va bene. Guardiamo in faccia la realtà di questo traffico spaventoso, mostruoso, fagocitante. Come? Non scendere. No, fagocitante. Esigo che sia messo a verbale. A verbale fagocitante. Con tutti gli incidenti che ne derivano. Ma lo sa, signor Presidente, che oggi, secondo le ultime statistiche, ogni 5 minuti un uomo viene investito da una macchina. Ogni 5 minuti? Sì. Sempre lo stesso, poveretto. Alla sera è uno straccio questo qua. E poi, via Garibaldi, la strada dove la circolazione è sempre più caotica, convulsa, tanto che è irriverente, offensivo, averla intitolata all'eroe dei due mondi. Quanti mondi? Due. E i guanciali? Quattro. Bravo avvocato. Grazie. Vado avanti che qui abbiamo già vinto. Garibaldi, dicevo. E questo solerte vigile, come si chiama? Garibaldi! Ma no, il vigile! Giuseppe! Garibaldi, no? Giuseppe Garibaldi, il vigile! Ma no, Staffelli! Via Staffelli! No, l'incrocio quello! Che incrocio? Con via 420! 80! Che c'entra? 4 volte 20, 80! Silenzio! Il vigile si chiama Giuseppe Staffelli! Un ferito! Chi? Garibaldi! Dove? A Spromonte! Oh, no. Ma no, il vigile è Giuseppe Staffelli. Le vie Garibaldi e 420. Quanti 20? 4. E i mondi? 2. E i guanciali? 4. 4, 2, 4. E lo schieramento di Fabri. Abbiamo perso la causa. Signor Presidente, come un giorno disse Cicerone, maestro di noi tutti. Avvocato, per piacere, lasci in pace Cicerone. Signor Doretti, ci dica lei come si sono svolti i fatti. Guardi, signor Presidente, io avevo una moneta da 500 lire in mano e stavo attraversando la via quando uno mi ha urtato. Insomma, basta! Ci dica che cosa è successo il 21 aprile. Il 21 aprile? Sì, e si sbrighi, il 21 aprile. Il 21 aprile? Il 21 aprile!
Oh beh, il 21 aprile, Natale, il coso lì, Romolo e Remolo, che fecero la cosa di Roma, lo spartiacque, il coso, che arrivarono gli avvoltoi, poi lui disse, io salto il fosso, dice, io ti ammazzo, io ti do una coltellata, sa, di una coltellata e tira l'altra, sa com'è? Ma che sta facendo? E stavo cadendo, grazie avvocato. Che cosa stava dicendo? 21 aprile è il Natale di Roma, grazie avvocato. Io intendo dire il 21 aprile di adesso, la faccenda della contravvenzione. Ah, ecco, io stavo passando con il verde, vero? Per i pedoni. Per i piedoni, appunto, quando un signore, attraversando anche lui, mi ha dato un colpetto qua. Io avevo la moneta di 500 lire, quella è caduta per terra. Ah, io non correre dietro la moneta. E così intanto il semaforo è scattato. Sì, sì, sì. La corrente veicolare ha ripreso, ma lei intralciava il traffico. Una macchina, per non investirla, ha bloccato i freni. Un'altra macchina ha bloccato la frizza. Una seconda, una terza, una quarta, una quinta. La circolazione si è fermata. Tutti si sono messi a suonare i clacson. Insomma, il finimondo, la confusione, il caos. E qui avvenne la terza guerra mondiale. Ma che guerra, mi fate sapere! Il finimondo per causa sua. È scritto nel verbale. A questo punto è intervenuto il vigile statale. E ha messo in contravvenzione quest'uomo innocente. Innocente, sì! Perché gli uomini sono uomini e non sacchi di patate. Ma quali patate? Sono quelle di prima, quelle della vedova. Mi pare che il reato sussista e che non c'entrino le 500 lire. E no, guardi, 500 lire, per me sono 500 lire. È davvero, è giusto. Il mio difeso è un poveretto che campa la giornata. 500 lire per lui rappresentano una somma. Finito? No! La difesa dimostrerà la più lampante, la più completa innocenza dell'imputato. Come un giorno disse il grande Zanardelli... Avvocato, la prego! Signor Presidente, signor Presidente, le faccio osservare che quando l'imputato era fermo in mezzo alla strada per raccogliere le 500 lire, una macchina ha bloccato i freni per non investirlo. E già, perché una macchina mi doveva investire perché io passavo col verde. Oh. Mi pare giusto. C'è il vigile Giuseppe Staffelli? Sono qui, signor Presidente. Risponda alle osservazioni dell'imputato. La macchina veniva dalla via 420, cioè seguiva lo stesso senso dei pedoni, ma siccome voltava a destra... Sì, perché quando il semaforo è rosso per i pedoni, passano le macchine, ma quando è verde per i pedoni, passano sempre lo stesso le macchine, ma che voltano a destra. E noi che andiamo a piedi non passiamo mai. Bravo, silenzio, silenzio. Grazie, Imputato. Vada, no, ma lui è stato... Sieda. Dopo beviamo. Sieda. Signor Presidente... La colpa non è di Pasquale Doretti, ma del traffico. Del traffico che è arrivato al suo punto di saturazione. Ma lo sa che solo in Italia ci sono 8.630 incidenti soltanto in un anno. Quanti incidenti? 8.630. E le lire? 500. E i mondi? 2. E i venti? 4. E i guanciali? 1. Eh no, questo comincia a fregarmi i guanciali, adesso, Basta con queste sciocchezze e passiamo alla sentenza, imputato alzatevi. Questa corte assolve l'imputato per giuste e legittime circostanze attenuanti che rendono nullo il reato stesso. Silenzio, silenzio. Grazie, signor Presidente. Le manderò dei fiori. Niente fiori. Va bene, opere di bene, allora. Un momento, la parola. No, è già fatto, è già finito. Ho detto la parola! No, sono già assolto! E la mia ringa! La mangiamo stasera! No! Va bene, non la mangiamo! No, no! Ho il diritto, anzi il dovere di parlare, a ciò che la sentenza di assoluzione non sia motivata da oscure formule d'una indulgenza non richiesta! Qui si sta costituendo un precedente! E se domani... E sottolineo se... La soluzione deve scaturire come acqua cristallina dalla fonte della mia eloquenza. Signor Presidente, esigo a onore e vanto del faro che io qui rappresento, esigo, ripeto, la soluzione con formula piena. Ripeto, con formula piena. Questo poveretto, questo disgraziato, questo straccio... Domani mi metto a pulire i pavimenti, così guadagno qualche cosa. Quando si è veduto cadere dalla mano le 500 lire, una preziosa moneta di 500 lire, non ha capito più niente. Ha visto rosso. Sì, sì, ho visto rosso. Ed ha attraversato col rosso. Allora le cose cambiano.
Se ha attraversato col rosso, come ha fatto giustamente rilevare la difesa, l'imputato è riconosciuto colpevole dell'infrazione ascritta, gli è pertanto condannato al pagamento della contravvenzione di 15.000 più 15.000 di ammenda oltre le spese processuali. L'udienza è chiusa! Ricorreremo in appello! Ricorreremo in appello! E otterremo la soluzione con formula piena! Avvocato, permette una parola? Dica. Disgraziato con formula piena! Avvocato! Andarmene a ballar, è la mia giornata di felicità. Troppo in fretta.